Buonasera e benvenuti all'Aquila 2020 Fabbrica di Futuro, un nuovo programma che andrà in onda i mercoledì dalle 21 alle 22:30 su Rete 8. Un programma dedicato interamente al capoluogo d'Abruzzo, all'Aquila. Saranno 12 puntate, un viaggio lungo appunto, 12 puntate che iniziamo oggi e termineremo a marzo del 2018. Per raccontarvi tutte le cose positive e belle che si stanno realizzando all'Aquila e che sanno già realizzando e hanno già costruito una città sicuramente più bella di prima del terremoto, una città sicuramente più sicura e da quello che cercheremo di raccontarvi anche una città più intelligente, si dice smart, una città più vicina ai cittadini. Queste cose di cui ho parlato cercheremo di capirle in queste 12 puntate, ogni puntata sarà tematica, affronteremo un argomento e su questo argomento cercheremo di, attraverso i nostri ospiti, di raccontarvi appunto quello che si sta realizzando. Non sarò solo in questo viaggio, con me... E a farmi compagnia non solo in studio ma anche con i servizi che vedremo poi durante il corso della puntata. Marianna Gianforte. Ciao Marianna. Ciao e buonasera a tutti e bentrovati. Sei emozionata? Molto. E allora cerchiamo di rompere questa tensione. Saluto i telespettatori da casa, ma saluto anche il pubblico qui presente al GSSI, sono professori, docenti, ricercatori, anche dei ragazzi dell'ultimo anno di una scuola superiore, credo che sia, che sia un liceo. Eh, partiamo da, dal GSSI, siamo ospiti del GSSI e, e abbiamo deciso di iniziare da qui questo nostro viaggio perché il GSSI, come, come vedremo poi durante il corso della puntata, ha... Una, un significato molto particolare lo chiederemo agli ospiti in studio ma intanto i due padroni di casa che ci hanno ospitato e che noi ringraziamo e che vi vado a presentare parto da alessandra Faggian, prorettrice appunto del gssi buonasera buonasera a lei buonasera eh, tutto bene lei è emozionata no direi lei è tranquilla è sufficientemente tranquilla sufficientemente tranquilla anche perché non, non siamo tra le stelle siamo <ride> diciamo Esatto. tra persone normali, quindi si può essere tranquilli. E poi, soprattutto, un grazie davvero sentito, perché abbiamo in realtà costruito un po' insieme questa puntata, al rettore del GSSI, il professore Eugenio Coccia. Buonasera. buonasera, buonasera. Allora, dicevo, intanto eh, partiamo dal GSSI, speriamo che questa trasmissione abbia la stessa fortuna che ha avuto il GSSI in questi pochissimi anni. Sì. Non lo diciamo forte perché, insomma, però speriamo. Speriamo di sì. Allora, avrò anche nel corso della, poi della puntata e delle puntate, vi sveleremo, ci saranno anche tante novità, ci saranno tante piccole accortezze. Insieme a me in questo viaggio, oltre a Marianna, mi accompagnerà una persona particolare che non è presente qui, è presente con una sua opera. Ed è eh, un artista Aquilano di nascita, anche se vive a Pescara da diversi anni, ed è eh, artista, ma anche lui professore Sandro Visca. In particolare mi accompagnerà un suo lavoro, un lavoro del 1970, realizzato nel 1975 e poi portato a compimento soltanto nel 2011, con il quale poi ha partecipato alla 54 edizione della Biennale di Venezia. L'opera si intitola Un cuore rosso sul gran sasso. Ho voluto scegliere questo Virgilio molto particolare perché eh, in maniera eh, totalmente profetica, tantissimi anni fa, esattamente 42 anni fa, il professor Visca dedicò questo suo lavoro che consisteva nella realizzazione di questo cuore a Santo Stefano di Sessani e poi fu trasportato a mano. Sulla cima, su una delle cime del Gran Sasso, eh, dedicò quest'opera alla difesa dei Monti del Gran Sasso. Ora noi sappiamo bene quello che è successo quest'estate, l'attenzione che dobbiamo avere alla tutela del territorio. A me pare che, eh, diciamo, al di là di questo messaggio, proprio il cuore, questo grande cuore rosso che pulsa, mi auguro che sia per me appunto un Virgilio che mi accompagni in questo viaggio, ma soprattutto che accompagni l'Aquila a uscire definitivamente da quella notte. Di tantissimi anni fa e incamminarsi come già sta facendo verso un futuro che sicuramente è, è diverso. Eh, io direi a questo punto: eh, intanto saluto Donatello Ricci in regia, eh, al quale chiedo di mandare il primo servizio e poi entriamo direttamente nel cuore della trasmissione. Il Gran Sasso Science Institute nasce all'Aquila dopo il terremoto del 2009, sostanzialmente era una fase in cui, insieme al processo di ricostruzione che poi è iniziato, si pensava anche a come rilanciare eh, questo sistema, questo sistema socio-economico, diciamo. All'epoca il governo centrale, mh, se non sbaglio, richiese una, un intervento da parte dell'Ox, quindi mh, di un'autorevole istituzione che dall'esterno potesse suggerire quale possibile strada intraprendere per un rilancio della traiettoria di sviluppo di questo territorio. All'epoca, sulla base, diciamo, della, di quello che già esisteva, cioè un sistema dell'alta formazione della ricerca già esistente, ovvero l'Università dell'Aquila e i laboratori del Gran Sasso, eh, laboratori NFN, si, si decise di complementare questo sistema con la nascita di questo istituto. Ricerca in quattro aree tematiche: che sono la fisica astroparticellare, eh, la matematica, soprattutto matematica applicata alle scienze naturali, sociali e scienze della vita, computer science, quindi informatica e scienze sociali, con un particolare focus che è quello di sviluppo territoriale, sviluppo urbano, sviluppo regionale. E questi sono programmi che eh, diciamo, effettivamente hanno avuto una, un forte riscontro dall'esterno perché eh, negli anni si è vista una crescita veramente esponenziale del numero di application che ci arrivano e ci arrivano da, da tutto il mondo. C'è quest'idea di creare un po' una rete internazionale a partire dai contatti che la professoressa Alessandra Faggian ha già iniziato a, a, diciamo, a, a coltivare e costruire con l'Università di Groningen. È un'università che m, sta affrontando il tema dei disastri naturali, che non è solo terremoto, ma è anche ad esempio disastri alluvionali, eh, connessi ad altre, ad altre calamità naturali, che anche il nostro paese, peraltro, insomma, conosce piuttosto bene purtroppo sono gli studenti, sono loro che sono quelli esposti a eh, ricercatori a top research level che vengono qui a fare e a proporre delle tematiche di ricerca sicuramente ehm, di un altissimo interesse scientifico, però poi sono gli studenti, diciamo, trasformare quelli che sono i loro semi in germogli futuri, quindi sono loro che si danno da fare all'interno dell'istituto per eh, progredire nella ricerca scientifica. Il suo sogno qual è? Il mio sogno sarebbe di continuare, di proseguire a fare ricerca in matematica, quindi dottorarmi qua al GSSI e poi proseguire con un postdoc sempre in matematica. Quando hai immaginato di diventare un matematico? È un tuo sogno di bambino? Ma, diciamo, già a scuola mi è piaciuto eh, tantissimo, ero appassionato innanzitutto di matematica, ma anche diciamo, di scienze in generale, perché diciamo, la matematica applicata che facciamo qua Spesso descrive fenomeni diciamo, di scienze come fisica e biologia, quindi i problemi sono motivati, per esempio anche il mio, dalla fisica, e noi cerchiamo con diciamo, gli strumenti matematici di risolvere questi problemi. Quindi è molto interessante e anche divertente. È anche, assolutamente anche divertente, altrimenti è appassionante, altrimenti credo che non, non lo faremo. Eccoci rientrati in studio. Allora, professor Coccia. Dicevamo, poi eh, entreremo anche nel merito di quello che ci hanno detto questi studenti, questi professori, questi ricercatori, eh, dicevamo abbiamo scelto di partire da qui, da questa università, perché ci sembra diciamo, il primo progetto virtuoso della rinascita dell'acqua, perché in realtà, come mi ha spiegato più volte, eh, l'idea di fare questa scuola nasce proprio nei giorni immediatamente successivi al sisma da parte di un gruppo di persone. Ce lo vuole raccontare... Sì, appunto, il terremoto dell'Aquila del 2009 ehm, danneggiò gravemente l'Università dell'Aquila, mentre rimase praticamente non toccato il, il laboratorio del Gran Sasso con le sue strutture esterne. Per cui io ricevetti la richiesta da parte dell'allora preside della Facoltà di Scienze, cioè Paola Inverardi, oggi rettrice dell'Università dell'Aquila, di ospitare le lezioni e gli esami degli studenti di fisica che altrimenti sarebbero dovuti andare in, in altri, diciamo, fuori, fuori l'Aquila. Naturalmente accettammo molto volentieri e proprio in quel momento in cui nei laboratori eh, arrivarono questi studenti, questi docenti, cominciamo a ragionare con vari di loro su cosa fare dopo. Su cosa fare dopo nel senso che chiaramente uno studente mh, universitario mh, diciamo, non, mh, non, è, eh, non è facile che torni in una città terremotata quindi si rischiava L'Aquila veramente di perdere una componente importantissima del suo vivere quotidiano, ma anche del suo, della sua economia. diciamo. E, e allora l'idea di invece rilanciare L'Aquila proponendo una scuola di dottorato internazionale sul modello della Sissa di Trieste, che anche lì ha avuto un grosso impulso grazie al rilancio del territorio dopo il terremoto del, del Friuli. Quindi ecco, questa è stata l'idea guida. E utilizzare prima ancora, scusi se la interrompo, prima ancora di progetti strategici sulla città oppure di progetti che potessero, in qualche modo, ripensare la città sia da un punto di vista storico-architettonico ma anche da un punto di vista sociale. Questa idea diciamo, precede addirittura anche quella di un'idea eh, di questo tipo e quindi mette in campo, partendo poi dalla risorsa forse più importante, i giovani, sì. un progetto di futuro sì. che in realtà poi è stato diciamo, molto fortunato nel senso che si è concretizzato in pochissimo tempo. Esatto, cioè non solo evitare che vadano via gli studenti universitari, ma addirittura richiamare capitale umano qualificato in una scuola di dottorato internazionale che abbia la ricerca soprattutto come suo, come suo focus principale. Questa è stata diciamo, un po' l'idea guida ehm, sull'esempio, come dico, di altre, di altre istituzioni, avendo chiaro che dovevamo aggiungere qualcosa alla città, quindi percorsi di dottorato di ricerca originali, nuovi, a livello nazionale, ma io direi anche internazionale, basati sull'esistenza all'Aquila non solo dell'università ma anche dei laboratori del Gran Sasso, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Su questo abbiamo costruito e l'Ox ha trovato che questa era la cosa giusta da fare. Cioè non si stava costruendo una cattedrale nel deserto ma si stava basando su una realtà già eh, esistente, già eccellente, una realtà ulteriore internazionale. Certo, questa intuizione, diciamo così, da parte in cui ci torneremo nel corso della trasmissione e, e diremo anche chi erano queste altre persone che insieme a lei hanno pensato questo processo, però mi dà la possibilità di introdurre subito la professoressa Alessandra Faggiani, che è prorettrice del GSSI, perché quello che diceva il rettore, cioè. Immaginare una scuola che fosse in grado di attrarre persone anche dall'estero. Il caso suo è un caso in totale controtendenza perché si parla tanto in questi giorni, poi soprattutto, di fughe degli italiani all'estero, di, di giovani studenti all'estero, giovani laureati perché non si trova lavoro. Lei invece ha fatto esattamente il percorso inverso. Lei era full professor alla Ohio State University e non solo ha scelto l'Italia, ma ha scelto pure l'Aquila. Ecco, ci vuole spiegare questa scelta, intanto di ritornare in Italia, ma soprattutto perché poi ha scelto di ritornare all'Aquila? Allora, cominciamo col dire che non è stata una scelta facile. Io sono stata all'estero 18 anni, 11 anni in Inghilterra, 7 anni in America. Quindi quando inizialmente mi hanno proposto questo progetto, ho dovuto pensarci ed essere sicura di voler tornare. Eh, ho capito quasi da subito, parlando con il Rettore, parlando anche con altri colleghi che già erano qui, che questo era un progetto che mi piaceva, aveva delle potenzialità. Poi sono venuta comunque l'anno scorso qui all'Aquila per sei mesi, in sabbatico, e diciamo che mi sono innamorata di questo progetto nella prima settimana che sono arrivata qui. Eh, ha proprio tutte le potenzialità di diventare un posto di eccellenza, non solamente in Italia, ma anche al mondo e quindi con delle logiche anche nuove, quindi ovviamente qui si, si premia il merito eh, e le, le potenzialità sono veramente infinite. Questo che lei sta sottolineando è quello che ho cercato di dire in maniera forse un po' più astrusa all'inizio della presentazione di questo programma, Rettore, cioè la eh, volontà di questa trasmissione di raccontare non cose futuribili, ma eh, delle belle storie che già si stanno realizzando, raccontare le cose belle è, facile, è più difficile, nel senso che è più facile raccontare ciò che non funziona, che va anche raccontato, però ha anche senso raccontare eh, diciamo, ciò che già funziona perché eh, questo può contribuire, volevo su questo un suo parere, a creare nella comunità. Uh, Aquilana, ma io direi anche del territorio regionale, una consapevolezza maggiore che ce l'abbiamo già fatta, cioè che la, questa comunità è stata forte, che ce l'ha già fatta da questo punto di vista, perché vedremo altre storie importanti come quella vostra, ma che sicuramente. Questa consapevolezza, parleremo dei grandi successi ottenuti in questi ultimi tempi, può creare, può contribuire a creare anche una comunità più coesa. Pensa che questo sia possibile, o è soltanto una cosa teorica? No. Senz'altro, ecco, ce l'abbiamo già fatta, sembra pericoloso, no? Perché ce l'abbiamo già fatta, adesso ci rilassiamo. Ce l'abbiamo già fatta a, a, capire, in moto. a capire che possiamo competere con il resto del mondo. Ecco, questo è sì, un obiettivo che abbiamo raggiunto. Ha ragione. Però, naturalmente, adesso dobbiamo continuare a come dire, a portare avanti le nostre attività proprio per, perché sapendo che possiamo competere, diciamo così, sarebbe un peccato non flettere, diciamo, e non continuare su, su questa strada. Sì, volevo, in effetti mi sono espresso, diciamo, con un eccesso di entusiasmo, diciamo così. Ce l'abbiamo fatta nel senso che è la strada che è stata già indicata, ma che hanno seguito anche in tanti altri, e, e, che è la strada che dice che è inutile piangersi addosso, cercare conflitti anche laddove i conflitti non ci sono, ma secondo me si tratta di lavorare sulle cose positive. Vi avevo annunciato che avremmo avuto anche delle sorprese, una di queste, la prima che vi voglio presentare, ce ne, ce ne parlerà Marianna. E Uh, un ragazzo che sta in studio con noi e sta disegnando mentre noi stiamo parlando si chiama Alessandro Lafroscia ed è uno studente dell'Accademia di Belle Arti eh, perché questo è l'altro aspetto. In queste puntate cerchiamo di coinvolgere tutte le istituzioni che in qualche modo lavorano eh, attorno all'Aquila e cerchiamo di dargli spazio perché insieme appunto ascoltandoci possiamo crescere. Marianna vogliamo chiedere ad Alessandro intanto come si trova e che cosa sta disegnando, che cosa gli stanno ispirando queste prime nostre parole. Prima di passare ad Alessandro volevo anche io approfittarne, visto che abbiamo detto con il professor Coccia che tutto è nato dall'idea di salvare gli studenti e mantenerli all'Aquila, quindi vorrei salutare gli studenti del liceo scientifico Bafile, che tra l'altro io vedo spesso nelle, nelle mie, nei miei giri eh, giornalistici e invece Alessandro Lafroscia anche lei è uno studente come tutti gli altri che sono alle sue spalle qui si parla di scienza lei fa dell'arte come si concilia l'arte con la scienza come cerca ora di calarla sulla sua pagina diciamo che momentaneamente ho iniziato con uno studio dei volti della fisionomia dei, dei personaggi e penso che ci siamo adesso in base anche al vostro mestiere diciamo cerchiamo di trovare un'idea per rendere la cosa carina accattivante simpatica ce l'ho già, adesso la realizziamo nel, nel corso della puntata. Allora, Quindi daremo un'anima a questi volti. Sì, no, diciamo con Alessandro e anche intanto ringrazio sia il presidente che il preside eh, della scuola, i professori che hanno deciso di collaborare con questa trasmissione, appunto è un modo appunto per stare insieme, per ascoltarci, perché anche tu poi Alessandro quando torni all'Accademia riporti le cose belle che hai ascoltato e soprattutto per tornare a trovarci perché saremo in altri posti altrettanto prestigiosi Volentieri. e sarà interessante. Vedere quello che poi tu realizzerai, poi lo vedremo durante il corso della trasmissione. Ieri spero vi piaccia. Allora, sì, ci piacerà sicuramente. Allora, eh, professor Coccia, dicevamo prima: volevo tornare un attimo sull'aspetto di partenza. Un, il GSSI lo, lo vedremo più avanti. Ha raggiunto dei, dei, dei risultati prestigiosi. Intanto, è diventato un'università in pochissimo tempo e non mi pare una cosa di poco conto. E ha partecipato a delle, delle scoperte importanti, ma questo lo vedremo più avanti. Però, io volevo fissare adesso l'attenzione su, su un aspetto, sulla squadra. E in quelle sere, l'ha già detto, c'era Paola Inverardi, che oggi è la rettrice dell'Università e dell che sarà protagonista nella seconda puntata, il professor Pirangelo Marcati. C'eravate un gruppo intanto di persone che lavoravate forse bene insieme e da questo gruppo, dalla squadra è nato per questo successo. Sì, è nato diciamo così dal, dal cercare di capire insieme cosa fare Cosa fare per L'Aquila, come dico, come rilanciare la città. E questa di una scuola di dottorato ci è sembrata la cosa giusta, naturalmente anche individuando i percorsi. Da fare. Inizialmente, tra l'altro, erano quello della fisica, naturalmente, vista la presenza dei laboratori di Gran Sasso, quello della matematica e dell'informatica, che avevano già delle punte di eccellenza all'università, e poi è stata aggiunta anche lo sviluppo territoriale. Questa è stata, diciamo, una cosa secondo me molto, molto positiva, molto lungimirante, perché ha creato in questo modo veramente un istituto interdisciplinare. Comprendendo anche le scienze sociali, con una possibilità di contaminazione che secondo me mh, è difficile trovare altrove in Italia e all'estero. Professa Fagian eh, diciamo ci dà un grandissimo assist. Il rettore, forse non a caso, è, è il rettore, diciamo. E nel senso che poi lei eh, in qualche modo eh, mette insieme studi urbani e scienze regionali, che è un po' la quarta gamba, diciamo, del GSSI. E su questo lei avrà iniziato già a lavorare. Ecco, ci, ci può spiegare in maniera semplice che cosa il cittadino normale, comune, o del territorio, si può aspettare da questi studi? Cioè, se c'è anche una ricaduta diretta, diciamo, che può essere utile a chi questo territorio ha deciso di continuare ad abitarlo? Io spero proprio di sì, innanzitutto, che ci siano delle ricadute e che i cittadini le possano vedere anche nel breve periodo. Gli studi urbani e le scienze regionali, sostanzialmente, è un po', lo dice anche la parola stessa, si occupano dello sviluppo territoriale di città, ma anche di periferie, quindi di regioni eh, non così centrali. Eh, siamo un gruppo multidisciplinare, quindi raccogliamo economisti, geografi economici, pianificatori urbanisti. Eh, e l'idea è proprio quella di aiutare nel processo di ricostruzione dell'Aquila che ovviamente si è già avviato eh, però eh, abbiamo dei progetti che abbiamo già iniziato uno di questi è stato il sito Open Data Ricostruzione con anche eh, l'ausilio del professor Roberto Aloisio che in realtà è un fisico però ci ha aiutato eh, e un altro è, eh, ora abbiamo anche iniziato questo nuovo centro che si chiama Center for Urban Informatics and Modeling quindi eh, modellizzare un po' lo sviluppo eh, del L'aquila, abbiamo intenzione di raccogliere dei dati con eh, tecnologie molto avanzate. Qui sfruttiamo anche la multidisciplinarità del GSSI eh, collaborando con informatici. Che era l'aspetto che sottolineava il rettore, cioè questa capacità di esatto. avere queste quattro eh, divisioni che non si trovano, poi da, mi pare di aver capito, non si trovano in altri istituti, no? No, in altre università. Si trovano, ma sono molto più particolari, disperse, magari sono un po' più separate. Qua invece conviviamo negli stessi edifici. Quindi, come dire, è naturale parlarsi e, e far scaturire delle idee da, dalle, in campo per dalle la... competenze diverse. Certo. Ed è questo, eh, un'ultima battuta con lei, professoressa Faggiani. In realtà, eh, quando si, si dice che il, la, la ricostruzione non deve riguardare, non riguarda soltanto la ricostruzione fisica, che è importantissima degli edifici o la ripresa delle attività economiche importantissima, altrimenti una comunità non ha modo di esistere però questo che le stava dicendo è il contributo determinante non solo per ricompattare una comunità ma per capire pure dove può andare questa comunità, poi lo vedremo più avanti le chiederò qualcosa sulla resilienza esatto. e sui temi delle aree interne, è giusto? Ho assolutamente, è corretto noi cerchiamo anche di interloquire con gli, agenti, con gli attori locali quindi abbiamo anche collaborato con la presidenza del consiglio regionale col comune, con la regione, proprio perché eh, non vogliamo essere nella nostra torre d'avorio, come si dice, ma vogliamo proprio eh, interloquire con la comunità e cercare di essere di ausilio alla ricostruzione, al servizio della ricostruzione il più possibile. Perfetto, allora eh, Marianna, è arrivato il momento, ci dicevano appunto di questa, di questa collaborazione. In questa scuola ci sono tantissimi studenti, professori, ricercatori italiani ed esteri. Chi ci presenta in questo primo giro di interviste? Io comincio da una mia diciamo, vecchia conoscenza, Infatti. perché con l'Arts ci siamo conosciuti qualche giorno fa. Abbiamo parlato della sua esperienza qui al Gansasso Science Institute. Eh, lei è uno studente, un dottorando in matematica e qui da tre anni viene dalla Germania. E, sorridendo ci ha, fatto, ci ha spiegato cosa significa per lei fare ricerca, quindi stare a studiare sui libri, sulla, su, con le penne. Ma in realtà, perché è importante fare ricerca in matematica, questa materia che non piace agli studenti? Innanzitutto è un peccato che non piaccia agli studenti. <ride> Poi, la matematica ci mette a disposizione, diciamo un linguaggio universale che ci permette di capire tanti fenomeni diciamo, nella natura, nella fisica, ma, no, ma non solo, anche in biologia e in medicina. E vorrei fare un, un esempio, per esempio sono molto note le equazioni di, di navier Stokes, che sono fino ad oggi un problema aperto, un problema del millennio, è un problema diciamo, puramente matematico, ma perché li studiamo? Li studiamo perché vogliamo capire come si modellizzano dei fluidi e vogliamo farlo nel modo più accurato possibile. Scusa Larzo, sono molto note sì. a voi ovviamente, perché... Cioè, lo dicevi sì. inter... No, Non ti volevo interrompere, nel senso... No. E, e questo quindi lo facciamo per diciamo, poi creare dei modelli più accurati possibili di fenomeni della natura. Per esempio qua ho una collega che studia il flusso cardiovascolare e perciò servono proprio queste equazioni diciamo, di, di fluidi. E questo direi che è un buon esempio che illustra perché studiare diciamo, la matematica e anche perché serve avere a disposizione della teoria astratta prima di diciamo, creare dei modelli. Right. Eh, scusami, Mariano, volevo dire sì. al lettore che potrebbe essere, vista la presenza degli studenti del liceo scientifico, un preorientamento, perché ovviamente qui si viene solo dopo la laurea, però diciamo, le sue parole mi paiono un'invocazione un, diciamo, un a studiare matematica, mi pare un buono sì, sì, spot, No, No, ma infatti no? secondo me i migliori testimonial, diciamo così, della scuola, sono proprio gli allievi della certo. scuola, sicuramente. Scusami Marianna, vai. Non ti preoccupare, io tanto mi sono già interfacciata con la prossima eh, intervistata, che è Alchida Balliu, lei viene dall'Albania, quindi abbiamo già, insomma, una rappresentanza abbastanza variegata, e invece lei studia Computer Science, ma a parte i tuoi studi, eh, come è andato in questi anni il rapporto con i colleghi, i ricercatori, i dottorandi, il rapporto con uh, i docenti del Gran Science Institute? Raccontaci la tua esperienza. Eh, durante questi anni ho avuto l'opportunità di lavorare con professori e ricercatori eccellenti del GSSI, ma non solo, anche con um, professori esteri, uh, francesi, israeliani... Um, finlandesi e, um, ed è stata una bella esperienza e da queste uh, collaborazioni sono, fuori, uh, sono venuti fuori lavori che abbiamo potuto pubblicare in conferenze internazionali, uh, ad esempio uno, di questi, uno di, questo, di questi lavori ho potuto presentarlo al Microsoft Research a Boston oppure un altro al Massachusetts Institute of Technology che è una delle università più importanti mondiali non solo nell'ambito di informatica e senza voler nulla togliere agli altri programmi di dottorato mi sento di poter dire che se non avessi fatto il dottorato qua tutte queste opportunità non le avrei avute. E durante questi incontri ehm, si ha la possibilità di conoscere tanti professori provenienti dalle da migliori università del mondo e quando ti presenti a loro inizialmente loro ti chiedono come ti chiami no? ma la domanda subito successiva è da dove vieni, qual è l'università e qual è l'istituto che rappresenti ed è stato sempre un gran piacere rispondere in quelle occasioni Granzo Science Institute L'Aquila Italy. Grazie eh, Mi sembra Ecco mi sembra che la testimonianza di Alchida sia diciamo, paradigmatica un po' di tutto il percorso che noi vogliamo fare, appunto non stiamo parlando di futuro, di ciò che si farà, stiamo parlando di cose che già si sono realizzate, che sono, si sono già fatte e che è importante che però noi stessi Conosciamo, perché io non sono sicurissimo che proprio tutti noi sappiamo che cosa si fa in questa scuola, che ci sono questi, queste persone che vanno in giro per il mondo e dicono con orgoglio di appartenere a una scuola che è nata soltanto pochissimi anni fa e già si è imposta in tutto il mondo. Lo scopo appunto di questo ciclo di trasmissione è proprio questo, cioè informare innanzitutto noi stessi, perché soltanto da una consapevolezza maggiore poi possiamo essere in grado anche di sviluppare meglio, di affrontare anche le tante difficoltà che, come sottolineava pure il Rettore all'inizio all'inizio di un cammino, ma è un cammino che è iniziato, però non è un cammino che deve ancora iniziare. Allora io direi di andare nella prima pausa pubblicitaria e poi rientreremo direttamente con il secondo servizio che ci darà la possibilità di affrontare altre due questioni. Ci vediamo tra pochissimo. Nel 1915 Albert Einstein pubblica la teoria della relatività generale e in questa teoria vengono previste le onde gravitazionali, che sono delle modificazioni dello spazio-tempo, esattamente come le onde su uno stagno che si propagano alla velocità della luce. Sono dei segnali molto molto deboli. Pensate che per poterli osservare è stato necessario eh, eh, misurare delle variazioni di lunghezza dell'ordine di un miliardesimo di miliardesimo di metro. Eh, Qui ci sono voluti 100 anni e nel, 2015, nel settembre 2015 è arrivato questo primo segnale di onde gravitazionali prodotte dal... Eh, dalla dallo scontro tra due buchi neri, un fenomeno che si è capito essere abbastanza frequente nell'universo, tant'è che dopo questa prima osservazione di settembre 2015 ce ne sto, sono state altre. Ehm... Questa, questa, questa scoperta è valsa al premio Nobel, premio Nobel che a noi del GSSI fa particolarmente piacere perché è stato assegnato a tre persone, tra le quali Barry Barish, che è membro del nostro comitato scientifico. Un altro fenomeno è quello dello scontro di stelle di neutroni. La stella di neutroni è quello che resta, dopo, come dire, è, è la fine del, del ciclo vitale delle stelle, di alcuni tipi di stelle formano delle stelle di neutroni. E lo scontro di queste stelle di neutroni produce a sua volta delle onde gravitazionali che sono state osservate. Nella L'agosto di quest'anno. Ma la, la cosa più importante, la cosa più eh, anche sensazionale da questo punto di vista è che per la prima volta nella storia dell'umanità, dallo stesso eh, oggetto astrofisico abbiamo osservato contemporaneamente sia le onde gravitazionali che la eh, radiazione gamma. La radiazione gamma sono fotoni come la luce del Sole, però che hanno milioni di volte più energetici della luce del Sole, che è la luce proprio. Quindi, dallo stesso oggetto si sono, astrofisico si sono osservati questi tre messaggi. Come li chiamiamo noi, e questo ha permesso di fare eh, alcune scoperte molto interessanti. Per esempio, si è capito eh, abbastanza bene come vengono formati gli elementi eh, più pesanti del ferro. Da un po' di anni il i ricercatori, gli scienziati escono dai luoghi accademici e si riversano sulle strade della città per raccontare le scienze anche alla gente comune. È la notte dei ricercatori? Sì, sì questa è molto importante, questa attività cosiddetta di outreach, o insomma per usare un termine italiano, la terza missione dell'università: quella di ehm, come dire, spiegare eh, al, al grande pubblico il tipo di ricerca che si fanno, qual è il loro impatto sulla nostra visione. Ma come si fa a spiegare ai ragazzini che cos'è Robotica? Beh, alla, in fin dei conti è facile, è semplicemente eh, costruire delle macchine che eh, automaticamente eh, ci aiutano nelle, nei compiti più svariati. E, quindi, nel nostro caso, eh, grazie ai ragazzi di scuola di robotica, usiamo il, eh, i sistemi dei mattoncini Lego che sono conosciuti ormai da tutti i bambini per insegnare questi aspetti della, iniziali della robotica. Il gioco è il gioco che è esplorazione ricerca e quindi attraverso questo primo stimolo imparano a confrontarsi tra di loro, a lavorare in gruppo e a trovare delle soluzioni e magari a dei piccoli problemi che magari saranno problemi grandi quelli di domani. Ed eccoci ritornati in studio. Intanto il professor Roberto Risi mi pare sia stato. Eh, abbastanza esaustivo anche a me è che, promosso. che non, non, è promosso può essere eh, ci ha spiegato molto bene in maniera semplice che cosa sono le onde gravitazionali io non volevo entrare ancora più nello specifico con lei però volevo che lei però ci spiegasse bene che cosa è successo l'11 febbraio del 2016 perché io ho letto in una sua intervista che ha detto che per lei per i suoi studi di 35 anni ma io aggiungerei se le permette per il GSSI è una data Importantissima. Sì, beh, è stata la data in cui è stato annunciato al mondo eh, la, la scoperta delle onde gravitazionali, cioè il fatto di aver ricevuto da questi due buchi neri che hanno spiraleggiato in questa danza mortale prima di scontrarsi, è stata emessa un'onda gravitazionale che è stata rivelata, appunto che è arrivata a Terra nel 2015, nel settembre, e che poi è stata annunciata dopo analisi accurate, è stata finalmente annunciata l'11 febbraio. Quindi l'11 febbraio è stato per diciamo, come eh, annunciare che è stato trovato il Santo Graal per chi l'ha cercato per tanti anni. E', e quindi una data fondamentale perché da quel giorno abbiamo un modo in più per investigare l'universo, non solo attraverso le onde elettromagnetiche, ma anche attraverso queste onde che si propagano nello spazio, appunto le onde gravitazionali, che è un po' come diciamo, essendo una vibrazione dello spazio stesso, è un po' come ascoltare l'universo. Ecco, quindi poter avere segnali anche dalle zone buie, per esempio. E tutto quello che abbiamo imparato finora ci ha confermato che Einstein aveva, aveva ragione, ma ci ha dato anche un sacco di sorprese, per esempio che ci sono buchi neri molto grandi e in numero molto maggiore di quanti pensavamo, per poi arrivare alla grandissima scoperta che c'è stata, quella dell'agosto di quest'anno su cui magari ci torniamo, ci torniamo No, volevo parte. soltanto approfittare per farle dire una cosa che l'ho sentita alla fine dell'estate in un festival a Conversano sì. e ha ammaliato una platea immensa di persone dicendo, e mi ha colpito molto questa cosa che quando noi riusciremo ad avvicinarci molto a questi buchi neri, potremmo vedere anche i nostri pronipoti cioè possiamo fare, sì. affacciarci un buon futuro no, vabbè, ho, ho diciamo, capito male la cosa è questa che la gravità deforma lo spazio e il tempo. Anzi, secondo Einstein, è proprio questa deformazione che dà luogo ai movimenti che vediamo, cioè la Terra gira intorno al Sole perché la massa del Sole deforma lo spazio intorno a sé e la Terra quindi segue questa deformazione. Ma deforma anche il tempo, non solo lo spazio. In particolare, lì dove la gravità è più forte, il tempo scorre più lentamente. Ecco che quindi, poiché questo in un buco, su una, vicino a un buco nero è un effetto diciamo, macroscopico molto forte, uno potrebbe, andando in giro intorno a un buco nero, senza entrarci dentro per carità, ma stando fuori, avere un, un tempo che trascorre talmente più piano che quando torna sulla Terra, dove invece il tempo trascorre, a, a trascorre come, come sempre, diciamo, è chiaro che torna nel futuro. Sulla Terra sono passati mille anni mentre, magari per lui, sono passati due anni solamente. Per Tutto dire. questo lo dobbiamo a quelle intuizioni di Einstein? Tutto questo è previsto dalla teoria dell'età generale di Einstein ed è anche diciamo, verificato. Che meraviglia! Ovviamente, eh, quando abbiamo parlato di queste cose dico sempre che capisco quando spiega, però se dovessi rispiegarlo io non sarei in grado <ride> di spiegarlo perché probabilmente non possiedo gli elementi primari. Professoressa Fagian. Eh, si diceva nella, nel servizio, si faceva eh, questo riferimento alla notte dei ricercatori. È importantissimo, proprio per le ragioni, vista per esempio la mia ignoranza in materia, è importantissimo che voi usciate fuori per parlare con le persone normali e farle avvicinare in qualche modo a questo che è comunque è un mondo molto affascinante assolutamente, è importantissimo semplificare i concetti, farli capire anche alle persone giovani, io ho portato alla notte dei ricercatori l'anno scorso mio figlio che ora ha sette anni, il risultato è stato che ora vuole diventare un fisico, io speravo volesse diventare un economista ma invece ora vuole diventare un fisico eh, e fa capire al... io sono economista sì. eh, però appunto questi, questo avvicinamento alle persone, spiegare i concetti in modo semplice, soprattutto ai giovani, fa in modo che capiscano che la scienza, anche le scienze sociali, non possono essere anche divertimento e poi che sono comunque utili e, e che non sono cose astruse e quindi per me è è ovviamente è una cosa molto importante avvicinarsi soprattutto ai giovani. Ricordiamoci che l'Italia ha purtroppo un tasso di laureati fra i più bassi fra i paesi industrializzati in Europa e anche in Nord America, per cui cercare di eh, dare un incentivo ai giovani per studiare, eh, laurearsi, magari anche in futuro fare un dottorato da noi possibilmente, è una cosa assolutamente molto importante. Cioè, quindi, ovviamente, per incrementare, occorrono tante cose per incrementare il numero dei laureati, però intanto se già si diffonde questa conoscenza, si sa di che cosa si sta parlando, il processo è molto più facilitato. La conoscenza è l'entusiasmo, perché è importante anche comunicare l'entusiasmo che le persone hanno. I nostri ricercatori sono bravissimi nello spiegare concetti anche molto complicati in termini semplici che siano accessibili anche ai giovani. Questo posso testimoniare perché è vero, io quando spiegate le cose le capisco. Le capisco per me, poi insomma, trasferirle a un altro argomento. Professor Coccia, il 14 novembre c'è l'inaugurazione dell'anno accademico. Sarà la prima volta che viene in Italia, dopo la vittoria del Nobel per la Fisica, Barry Barish della, del Californian Institute of Technology, che è membro del comitato scientifico del GSSA. Insomma, sarà uh, una giornata importante, perché in qualche modo il Nobel torna in un pezzettino di casa sua. Esatto. Beh, il Nobel, diciamo così... Eh, ce lo sentiamo un po' nostro perché tanti i nostri ricercatori hanno partecipato Otto, sia alla scoperta e, e ancora di più in numero alla, al nuovo segnale delle stelle di neutroni, quindi per questo, diciamo, per questo motivo ce, ce lo sentiamo anche, anche un po' nostro. Poi appunto il, la persona insignita, eh, Barry Barish, eh, Viene qui due volte all'anno per le riunioni del comitato scientifico e questa volta viene per fare Alexio Magistralis all'inaugurazione dell'anno accademico. Naturalmente lo festeggeremo, ma diciamo che ci festeggeremo tutti insieme. Dove si farà questa cosa? Perché suppongo che ci sarà tanta gente che vorrà venire non potrete accontentare tutti. O è riservata soltanto a voi la presenza del... No, beh, l'evento è aperto, chiaramente eh, in primis saremo, certo. saremo noi del GSSI, eh, sarà l'auditorium del parco. Perfetto, l'autodromo del parco vicino al, al forte spagnolo, eh, progettato e realizzato da Renzo Piano. Io direi, Marianna, che a questo punto possiamo, restando per un, in qualche modo in tema di, di Nobel, passare invece... Ad altre tre testimonianze. Sì, io comincerei dalla protagonista del momento, dalla VIP, che è Marica Branchesi, che l'abbiamo vista in collegamento eh, dagli Stati Uniti, raccontarci quest'ultimo passaggio importantissimo, e quello che spiegava anche il professore Aloisio, cioè l'incontro, scontro di eh, queste due stelle eh, di neutroni che poi insomma ci spiegherà lei che cosa significa, ma eh, siccome Marica è componente della Virgo Collaboration eh, dove fa da coordinatrice insomma, eh, di un programma più ampio che non sto qui a spiegare e che vede insieme eh, tanti ricercatori di tutto il mondo, ecco le vorrei chiedere proprio questo, il suo ruolo eh, per arrivare a eh, portare alla luce questo nuovo mistero. Dunque, io sono coordinatrice del gruppo che eh, manda gli allerta di onde gravitazionali a tutti gli astronomi nel mondo. E il 17 di agosto è successo che, intorno alle 2 è arrivato questo alert che a me arriva nel telefonino. E ci siamo collegati tutti con i siti a Amford, Livingstone e cioè, a Cassin. No? che cosa arriva al telefonino? Perché è è un, messaggio, un messaggio, quindi un che suono. io so che è arrivato un alert gravitazionale, che forse è un segnale di onde gravitazionali ha attraversato la Terra. A quel punto ci colleghiamo tutti online, parliamo con le persone che sono ai siti, ai nostri rivelatori, quindi LIGO e Virgo e nel, nel tempo più ristretto possibile mandiamo questa allerta agli astronomi tradizionali, quelli che possono puntare i satelliti e i telescopi che sono a terra. E perché è così importante ecco, questo momento? E, allora il 17 è stato importantissimo perché abbiamo visto appunto la coalescenza, l'ultima fase della danza di queste due stelle di neutroni e la fusione. E, e sapevamo già in precedenza la teoria ipotizzava la presenza anche di un segnale elettromagnetico. Abbiamo mandato quest'allert immediato agli astronomi. Abbiamo visto in coincidenza un segnale osservato da, da Fermi, dal satellite Fermi nel gamma tutti i telescopi hanno cominciato a puntare eh, la, la localizzazione da cui veniva questo segnale gravitazionale e nella notte cilena in una galassia che è NGC 4993 è comparso un nuovo oggetto estremamente brillante questo oggetto è stato seguito da tutti i telescopi per due settimane e abbiamo visto tutti i colori di questo oggetto. Questo oggetto era inizialmente blu, poi è diventato rosso, infrarosso e in questi dati si è vista la formazione degli elementi pesanti nell'universo, quindi la formazione anche dell'oro. Questa è una soddisfazione sì. da ricercatrice, ma diciamo l'allerta è arrivata nella sua vita quotidiana sì. perché Marica oltre ad essere una scienziata è anche una mamma, una moglie. Ecco, come si conciliano queste due facce della stessa? medaglia diciamo. Si riesce ad essere donne, scienziate, mamme. I miei bimbi sono nati con le onde gravitazionali perché uno ha due anni e l'altro dieci mesi e vivono con gli alert <ride> quindi ogni tanto vedono la mamma che fugge e, e si collega al computer e si riesce a fare tutto e gestire questa vita nella scienza e con i bambini i bambini viaggiano anche molto con me con, con il papà anche che, che tra l'altro è parte di questo gruppo arriveremo anche eh, a lui sì. e, 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 ascoltano tante storie in mezzo alle storie ascoltano anche tante storie di buchi neri stelle di neutroni scienziati in erba insomma sì. tolgo il microfono a Marica Posso, che scusami, ringrazio Mariana volevo eh. che no, partiva un applauso l'ho bloccato fate, sì. no, perché Pensate perché, perché è affascinante questa storia che uno sta al telefonino e ti arriva, cioè in qualche modo mi veniva in mente, lei è un po' una specie di guardiano dell'universo, cioè lei sta sempre lì in attesa, sta facendo qualcosa. Molti arrivano di notte, questo è il problema, eh. che uno dorme a Vabbè, letto. Perché là nell'universo è un po' tutto buio, professore, no, no. è giusto, non conosce il giorno, non conosce giorno quindi, quindi possiamo definirla un po' il guardiano dell'universo. Allora, passiamo dai neutroni, dalle stelle, dall'universo a qualcosa di più concreto, di più tangibile, se così si può dire, e di apparentemente opposto, eh, che è la eh, computer science, con Luca Aceto, che tra l'altro è abruzzese, se non sbaglio, sono sono di è di Pescara, quindi <ride> giochiamo un po' in casa, e lei però ha un cervello rientrato in Italia, e, insomma... Vuol dire che sta investendo di nuovo sul suo territorio, ma che cosa vuol dire fare ricerca nell'ambito del computer science? Insomma, competere con le onde gravitazionali non è facile in questo momento. No, certamente competere con le onde gravitazionali non è facile. Però eh, stavo pensando che qualche anno fa eh, il New York Times aveva un articolo dal titolo All Science is Computer Science. Ogni scienza è informatica. Ovviamente in questi articoli giornalistici, specialmente nei titoli, c'è sempre un po' di esagerazione, però in questo caso l'esagerazione è anche giustificata, perché nel mondo moderno è praticamente impossibile fare scienza a livello della scoperta delle onde gravitazionali senza l'informatica. Questo fa pensare all'informatica potenzialmente come solo una scienza ancillare alle altre, ma questo non è vero. Cioè l'informatica è una scienza di prima grandezza e di prima categoria con eh, tantissime domande a cui non siamo ancora riusciti a dare risposta. E alcune di queste domande hanno, secondo me, ovviamente non sono imparziale, lo stesso stato della scoperta delle onde gravitazionali. C'è uno dei problemi del millennio, dello stesso tipo di cui parlava Lars prima, che è un problema matematico ma è un problema informatico e che tradotto in soldoni vuol dire. È possibile automatizzare la creatività umana? Ovviamente il problema in versione ufficiale non è questo, però è un problema che è fondamentale per noi. Per esempio, scoprire la soluzione di un problema. Noi pensiamo che sia sempre più difficile del riconoscere se la soluzione è esatta, quando qualcuno ce la mostra. Correggere un compito di uno studente, noi pensiamo sia più semplice eh, che scoprire la soluzione del problema. Lo studente probabilmente ha, ha lavorato molto più di quanto lavori il docente nel correggerlo, forse gli studenti che sono con noi hanno la stessa opinione, però in realtà questa cosa non è stata mai dimostrata. E sono almeno 40 anni che gli informatici stanno cercando Quindi di Quindi l'automazione della creatività. L'automazione della creatività. Magari poi lo chiederemo all'artista che sta realizzando per noi un po' di ritratti. E proprio a dimostrazione dell'intreccio diciamo, dell di discipline che ci sono all'interno del Gansasso Science Institute, io passo la parola a Francesco Chiodelli, eh, che è ricercatore al Gansasso Science Institute da tre anni. Dal 2014 si occupa di una materia particolare che accennava anche prima la, eh, la dottoressa Faggian, studi urbani e scienze regionali. Allora, eh, Francesco ha studiato eh, i conflitti mondiali, i conflitti religiosi, calamità naturali. Qui siamo in una città, in un territorio che rinasce da un, da un, insomma, da un, un disastro che è a cavallo insomma, tra la calamità naturale ma. Eh, Qualcosa di affine con, con le guerre. Come si rimodula una città e la sua società, la sua comunità, dopo una, una tragedia, un evento calamitoso, una guerra? Domanda tanto chiara e fondamentale, quanto difficile da soddisfare con una risposta lineare, semplice e soprattutto sintetica. La, la premessa è che questa è una domanda che viene spesso posta a chi si occupa di sturbani, soprattutto se ci si trova all'aquila. Una premessa necessaria è che non esiste chiaramente una ricetta. Per ricostruire le città dopo gli eventi traumatici, come possono essere un terremoto o un, uh, un conflitto, semplicemente perché ogni città è diversa, ogni evento traumatico esterno ha caratteristiche diverse. Ciò detto, non posso fornire diciamo così, una risposta che sia una ricetta, ma provo a fornire semplicemente delle suggestioni, degli ingredienti su come si dovrebbe costruire una ricetta per una ricostruzione ben fatta, che sono anche gli ingredienti che stanno caratterizzando la ricostruzione aquilana. Un primo elemento. È sicuramente che non può che trattarsi di un processo in cui in modo virtuoso e armonioso diversi attori sono coinvolti, attori di diverso tipo in termini di scale, quindi attori nazionali, internazionali e locali, ma anche attori di diverso tipo, ad esempio società civile, università, quindi mondo della conoscenza e mondo politico. Il secondo elemento è che bisogna sapere gestire in modo, potrei dire, saggio la tensione tra diversi tempi, la ricostruzione richiede un tempo rapido che è quello dell'emergenza, rispondere ai bisogni immediati dopo la catastrofe, c'è un tempo invece un po' più lento, potremmo dire di medio periodo, che è il tempo della riflessione sul che cosa fare e quali politiche mettere in atto. Ora, gestire in modo saggio la tensione tra questi due tempi è fondamentale se vogliamo avere una ricostruzione ben fatta. Il, il terzo elemento è che, bisogna, che non si può prescindere da un'analisi... Seria e sincera di quali sono i vincoli a un processo di ricostruzione, che spesso sono vincoli esterni dei quali noi dobbiamo semplicemente prendere atto, che sono ad esempio vincoli di, di natura economica, quanti fondi sono destinati alla ricostruzione, ma che sono anche i vincoli di tipo politico, ossia quale progetto di ricostruzione legittimamente una comunità rappresentata dalla sfera politica si è data. Ad esempio la tensione tra un progetto di un certo tipo che è com'era, dov'era, quindi un progetto. Più lineare, comprensibile e potremmo dire anche praticabile in modo sempli, semplice, relativamente semplice, o un progetto di diverso tipo più rischioso, ma anche più ambizioso, di provare a usare la ricostruzione come un modo per cambiare anche radicalmente la traiettoria di sviluppo di una città. Ora, questi sono tre elementi degli svariati che potremmo mettere in campo. Non sono sicuramente gli unici, ma sono tre elementi fondamentali. E sono tre elementi da monitorare, su cui anche noi, insomma, raccoglieremo magari i risultati fra qualche anno, a certo. questo punto. Certo, in ogni caso volevo. Avendo, no, lascia, no, volevo chiedere a Chiodelli anch'io, avendo diciamo, una visione un po' più ampia, avendo visto anche diciamo, situazioni anche più drammatiche diciamo, di quelle, quelle dell'Aquila, che idea, se, se si è fatto un'idea del processo di ricostruzione in atto all'Aquila, Tutte le ricostruzioni, chiamiamole così, quella fisica che si vede da un punto di vista tangibile, quella della società, della comunità e quella di questa relazione tra le istituzioni, secondo lei sta funzionando bene oppure pensa che ci siano dei, dei problemi, degli intoppi? Okay. Premetto che io sono esperto soprattutto di disastri di altro tipo, mi sono occupato di conflitti religiosi, conflitti bellici. Ho un'esperienza che sto costruendo in questo periodo su conflitti, su disastri naturali, in particolare quello a cui Devo dire che ci, nella ricostruzione dell'acqua ci sono tutti gli elementi positivi per procede nella giusta direzione, si possono ancora fare degli aggiustamenti per migliorare, quindi l'idea nostra è che il contributo possa essere dato non tanto e non solo sullo studio di, e sulla valutazione di ciò che è stato fatto, ma su che cosa ancora si può fare e come si può indirizzare ancora meglio il percorso della ricostruzione economica, culturale, sociale e fisica. Cioè, se ho capito bene, eh, il processo di ricostruzione non solo è in atto, ma è in una fase molto avanzata, basta farsi un giro in città, basta capire... Rispetto a tutta una serie di misure che sono state prese, le attività economiche cominciano a rifiorire tutte, abbastanza, ci sono ovviamente tanti problemi. Però lei dice adesso è il momento, un po' come diceva pure il Rettore, siamo partiti, però adesso è il momento in cui non si può sbagliare, cioè il momento in cui bisogna capire bene su che cosa si è sbagliato, prendere tutte le cose positive e continuare e, e provare a dare una spinta finale importante. Esatto, il processo è stato impostato, ma non è inamovibile. Si può ancora parzialmente. Correggere meglio la direzione che è preso. Quindi il nostro ruolo è esattamente questo: non tanto guardare in maniera retrospettiva il passato, ma se ci guardiamo, guardarlo per migliorare il futuro e cioè, per cercare di andare avanti. Esatto. Grazie. Allora io vorrei vedere, Mariana, che cosa sta facendo Alessandro? Cioè a che punto è arrivato, Sceniamo chi sta subito. disegnando, ma soprattutto se è tra le nuvole o è tra noi, insomma. Ce lo facciamo dire subito, Alessandro. Allora, diciamo che ecco, dopo lo studio di volti che avevo fatto, ho iniziato con ehm diciamo realizzare l'idea che avevo appunto parlando di queste di questi buchi neri ho fatto un buco nero che in studio ci risucchia un po' tutti ah quindi, <ride> e quindi ci sono mettono tutti un buco nero praticamente i personaggi esatto che sono i... però il professor Coccia aveva detto che per vedere queste cose il futuro bisognava avvicinarsi al buco nero non entrare in questo uh -huh. buco nero anche perché se mi ricordo bene se si entra c'è il rischio di essere un po' sfilacciati sì, no? infatti non si esce più ah, non si esce cominciare. più Quindi... infatti il bucchetto <ride> ti sta risucchiando proprio sfilacciando <ride> dopo lo vediamo ho capito volevo prima di andare eh, per la seconda e ultima pausa pubblicitaria volevo leggervi un passaggio che ha scritto Sandro Visca per tornare al mio Virgilio su questo lavoro suo importante secondo me del Cuore Rosso su Gran Sasso scrive nel catalogo della mostra che ha accompagnato quest'opera, quando è stata invitata a rappresentare in qualche modo l'Abruzzo, la 54. Biennale di Venezia. Un cuore rosso sul gran sasso è un'opera cinetica nata dalla profonda passione che ancora oggi mi accompagna nell'andare in montagna. È un contenitore di, di segreti mai svelati, di nascite, di ricorrenze, di cerimonie e di accadimenti festivi. Il suo lento e faticoso percorso indica la strada verso la vetta, ma il suo salire non vuole essere una sfida, né tantomeno un gesto eclatante. È solo il tentativo di indicare un luogo da vivere fuori dalle mode, da amare e non da conquistare, da proteggere e non da possedere. Comunque un luogo da salvare dalla superficialità, dalla indifferenza e dalla distrazione della nostra contemporaneità. Il traguardo sperato è il raggiungimento di un mondo remoto possibile dove il senso della vita possa avere ragione del nostro folto patrimonio di memorie. Io trovo, farei, se siete d'accordo, un applauso a Sandro Visca perché. Mi pare, mi pare, professor Cocce, che ci sia una simmetria, diciamo, un, un andare insieme tra l'artista e lo scienziato. Mi, mi, mi pare che ci sia un, un tema di fondo di poesia, in qualche modo, che ci avvicina ai grandi, alle grandi domande, insomma, da dove veniamo. Sicuramente io penso che tra la scienza, l'arte e la poesia c'è un gioco di corrispondenze, come dice lei, di armonie, di simmetrie. Eh, mi permetto di dire che su questo domani avremo una lezione magistralis che è un avvenimento importante per noi perché c'è in sala il professor Francesco Iachello dell'Università di Yale che domani ci farà una lezione appunto sul, 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 sull'ordine nella natura, su, quanto, su cosa vuol dire la simmetria nella scienza e, e questo naturalmente dà l'occasione inevitabilmente per parlare anche di cosa consideriamo arte, di cosa consideriamo armonia. Quindi anche questo cuore che va sul gran sasso, quello che evoca, diciamo così, lo evoca a uno scienziato, a un letterato, e sono delle, una sorta di risonanze del, del proprio animo, che hanno a che fare con cose molto più complesse delle leggi della fisica, che però secondo me uno può capire come, appunto, come mi piace usare questo termine, un gioco di corrispondenze tra la scienza, che studia l'ordine della natura, e la poesia che studia invece armonie di tipo di più di diverso che evoca più che, più che dire cose precisamente e eh, prima di andare in pubblicità volevo sottolineare anch'io come la bellezza di vivere in un luogo come questo, all'Aquila al centro degli Appennini e, a, a faceva riferimento il professor Coccia al professor Iacchello della Yale University ma che è italiano italianissimo, anzi siciliano sicilianissimo mm. e che diciamo testimonia la dimensione internazionale di questa scuola e di riflesso la dimensione internazionale che la città dell'Aquila ha già oggi, non deve conquistare. Quindi volevo ritornare un po' dal punto in cui eravamo partiti. Direi di andare per l'ultima volta in pubblicità e poi ci avviamo verso la parte finale della trasmissione, dove affronteremo il tema delle ricadute anche economiche di tutti questi studi, di, queste, eh, di questo lavorare sul, sull'universo che possono e che hanno già cominciato ad avere sulla città dell'Aquila e sul suo territorio. Dicevamo, professor Coccia, prima dell'interruzione di questi grandi successi, successi dovuti ovviamente al lavoro lungo da, che viene da molto lontano, fatto da tante persone, a questi successi eh, diciamo, fanno riscontro poi i numeri della vostra scuola, perché è una scuola recente, io leggo eh, a questa, questa scuola, voi accettate 40 dottorati ogni anno e se io leggo eh, il numero crescente delle domande che vi, vengono, che vi arrivano, partiamo dal 588 nel secondo anno, 750 nel terzo anno, 1318 nel 2016 e 1446 domande nel 2017 per 40 posti. Questo che cosa significa? intanto mi pare oggettivamente un riconoscimento alla qualità della scuola, ma che cosa significa? Che già oggi il GSSI si pone da un punto di vista della formazione come riferimento diciamo, che va anche al di là dei confini nazionali ed europei? Beh, noi, diciamo, per costituzione, direi, dobbiamo essere internazionali. Tutte le lezioni sono fatte in inglese, l'edificio è aperto 24 ore al giorno, come succede solo in alcuni istituti al mondo e la selezione viene fatta badando non tanto a fare una fotografia delle preparazioni in quel momento che potrebbe privilegiare volente o nolente, diciamo, alcuni paesi rispetto ad altri, ma cercando di capire le potenzialità dell'allievo. E questo porta naturalmente a una componente di stranieri che è altrettanto importante di quella degli italiani. Tenga conto che di quelli 1400 la maggior parte vengono dall'estero. Quindi diciamo la selezione è molto, ehm, molto se vogliamo, difficile. Ma i 40 che emergono sono sicuramente bravissimi. Lei come si spiega questo boom di iscrizioni? Perché diciamo, il quarto anno si può capire, però essendo una fase di crescita costante anche nei primi anni, secondo lei perché? Perché ci sono poche, ci sono poche altre scuole come questo? Perché già si sapeva nel vostro mondo che qui c'erano degli studi interessanti, anche grazie per esempio alla vicinanza del laboratorio del Gran Sasso, ah, forse? Secondo me si deve all'originalità della proposta, del progetto. L'originalità è il fatto che nasce una scuola di dottorato basandosi su una colonna portante che è la fisica del laboratorio del Gran Sasso, un'altra che è quella dell'Università dell'Aquila, con percorsi dottorali originali e con una chiara, diciamo, dichiarata volontà di contaminarsi. Ecco, tutto questo porta a un, secondo me, ad aver attratto. Tante, tante domande dall'Italia e dall'estero. Secondo me è l'originalità dell'offerta formale. Quindi l'originalità dell'offerta, quindi è vero, non è vero che eh, diciamo, si è sempre tutto uguale uno sceglie in maniera casuale, invece quando c'è una proposta concreta. No, Anzi, gli, gli studenti stanno molto attenti, così come stanno attenti già dall'inizio in quale università andare a formarsi, cioè chiedono, cercano di capire, non solo cercano di capire il livello dell'università, ma anche magari come si vive in quella città. Certo. Ecco, da questo punto di vista la sorpresa. È stata nel primo anno, nel 2013, quindi, in una città ancora ferita, dire, molto terremotata, sì, diciamo molto così, ferita, ortopedica, sì. ha detto qualcuno per come è ingessata in tutto. Il fatto di aver avuto già 550 domande al primo anno. Questo ci ha da un lato stupito, ma poi, siccome appunto venivano molte dall'estero, c'era anche come dire, un po' l'interrogativo, ma adesso questi vengono? vedono dove le abbiamo portate e, e dice se lo sapevo me ne andavo invece la sorpresa è stata quella di, di vedere in questi allievi non solo diciamo, il piacere di stare in una città perché si, si formano diciamo, e si preparano per il futuro ma anche perché stanno dando qualcosa alla città, cioè non solo ricevono ma con la loro presenza stanno dando qualcosa a rivitalizzare una città che merita certo, di uno essere rivitalizzata è un mutuo scambio, nel senso c'è c'è un dare a avere, è una e una vera e propria osmosi, ma questo è il tema di cui parleremo subito dopo. Volevo chiedere invece alla professoressa Faggian, questa internazionalizzazione della scuola, non solo la si vede diciamo, valutando la provenienza degli studenti, ma anche del vostro corpo docente. Eh, nei primi tre anni del GSSI, dei 184 tra docenti, ricercatori, dottoranti di ricerca, 105 sono italiani e 79 stranieri, quindi... Eh, già ha detto il rettore che eh, le lezioni sono tenute in inglese quindi non solo eh, questo ma anche proprio eh, il, eh, il vostro corpo docente è fatto per più della metà da professori stranieri. Anche questo è un sintomo che secondo lei contribuirà a rendere ancora più importante all'estero la vostra scuola? Assolutamente, come diceva lei, come diceva anche il rettore, l'internazionalizzazione per noi è fondamentale. Cioè, noi non ci poniamo solamente come i leader all'interno dell'Italia, ma vogliamo andare oltre i confini nazionali e quindi è importante che le persone comincino a saper localizzare l'Aquila su una mappa, a sapere che qui c'è un centro di eccellenza. E tra l'altro, le persone che vengono, i visiting professors che vengono dall'estero, sono tutti colpiti eh, da, da questo progetto, eh, tornano volentieri anche a fare lezione più volte, perché comunque questa realtà è una realtà veramente molto, molto bella. Eh, e quindi, noi nel nostro collegio docenti abbiamo tantissime persone che vengono da diverse parti del mondo, sia dal Nord America ma anche da Israele, eh, da diverse parti dell'Europa, e, e questo è fondamentale perché. Queste persone sono assolutamente i leader mondiali in determinati settori per determinate tematiche e questo ne vogliamo offrire ai nostri studenti. E, professor Coccia, la composizione sociale della, della nuova L'Aquila, quella che avremo tra qualche anno, quindi non sarà soltanto un melting pot, per esempio, tra tutte le maestranze, molte delle quali, eh, che provengono ovviamente da tutte le parti d'Italia, ma direi anche d'Europa. Eh, molti di questi resteranno a vivere all'Aquila. Un contributo determinante lo darete anche voi, perché comunque diciamo tra 180 professori, se 80-90 vengono dall'estero, qualcuno di questi si innamorerà pure di qualche aquilano o di qualche aquilano e nasceranno diciamo, nuovi fisici dei, autoctoni. Ci, in qualche sono casi, ci sono stati già dei casi, tra l'altro. Ci sono stati già dei casi. Quindi Quando il cuore, cuore rosso che, è molto. Mi lascia dire che l'attrattività dell'aquila eh, diciamo, ha, ha varie facce, no? ha vari sì. aspetti. Uno è certamente un aspetto nuovo: è il GSSI, chiaramente. Però il fatto che la città ha nelle sue corde una tradizione culturale nel campo del teatro, nel campo della musica, ma anche nel campo della formazione mi lascia dire che c'è un'iniziativa importante perché nasce all'Aquila la prima scuola pubblica in inglese dalle elementari fino, fino praticamente alle soglie dell'università. Tutto questo, e qui c'è la professoressa Sabina Dacher che potrebbe aggiungere qualcosa su questo, questo è molto importante perché un docente straniero, un ricercatore straniero che viene all'Aquila vuole sapere dove portare i figli, l'esistenza di, di, di questa scuola internazionale è un'altra un componente. Diciamo che questo insieme alla residenzialità di qualità che stiamo cercando di, 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 di realizzare all'Aquila è, è accresce diciamo l'Aquila come città della conoscenza, del futuro. Non solo della conoscenza, vorrei aggiungere che questo che ha appena detto il Rettore va proprio nella direzione un po' di tutta la puntata, cioè eh, tra le ricadute non vanno valutate solo ovviamente le ricadute economiche che sono importantissime, ma eh, vanno valutate nella rinascita di una comunità, di una città, vanno valutate in maniera diciamo, preponderante questo aspetto, questo aspetto appunto di una città. Che è già, io ho detto, è già più bella di prima perché il centro storico, diciamo così bello, forse non è mai stato perché eh, diciamo gli edifici avevano una vita diversa, non erano tutti nelle stesse condizioni. Ma è una città più sicura perché gli edifici sono più sicuri, ma anche una città che prima non c'era perché prima non c'era. Non c'erano tutti questi stranieri, non c'era questa, questa grande qualità anche delle persone che vengono e non c'erano questi servizi, perché questo servizio a cui faceva riferimento lei è un servizio da grande città europea, non è da, nemmeno da città grande italiana, suppongo, no? Infatti. E questo ha accompagnato naturalmente anche con una maggiore qualità della stessa Università dell'Aquila, su questo ci sarà un'altra puntata. Ci sarà la prossima puntata la faremo eh, da, appunto da Palazzo Camponeschi e avremo modo di parlare dell'università, dell ma soprattutto nella, nella prossima puntata parleremo dei progetti che sono in campo e eh, di, di cui faremo qualche accenno nella parte e finale. La cosa fondamentale è che tutte queste istituzioni facciano squadra, Certo. Appunto. E questo è quello che si sta verificando all'Aquila. Certo. E questo è quello che cercheremo di documentare, io pure sono convinto di questo perché vengo all'Aquila spessissimo, lavoro all'Aquila da diversi anni ormai e riscontro proprio questo, una, una, una società diciamo, complessa che diventa sempre più coesa ma soprattutto come diceva all'inizio un gruppo dirigente in senso lato sorprendente per certi versi perché da una città che era stata messa in ginocchio sta invece cominciando a rinascere una città che è diversa da quella di prima Secondo me è migliore di quella di prima, che era una città che, come tutte le città dell'Appennino, era in grande difficoltà, era in difficoltà economica, era in difficoltà con l'industria. Però non voglio rubare tempo a uh, Marianna, perché abbiamo gli ultimi due ospiti di Marianna. Sì. Chi sono? Allora passiamo dalle onde gravitazionali a una vecchia passione delle scienze che è la materia oscura. Lo facciamo con Caroline Schaffner, eh, spero di aver pronunciato bene il suo nome, e che è stata per due anni ricercatrice al laboratorio nazionale di fisica, oggi è ricercatrice del Grand Sasso Science Institute, ma rimane il suo legame con i laboratori a dimostrazione eh, di quello che si è stato detto fino ad ora che è importante fare rete nel mondo delle, delle scienze, quindi ci si presta le infrastrutture ci presta la conoscenza per portare avanti la ricerca. E lei mi diceva prima, mi spiegava che dell'universo dell noi conosciamo una piccolissima parte, che è quel 5% fatto di, di atomi, tutto il resto è oscurità, è materia oscura. Insomma, le passo questa domanda: perché bisogna fare ricerca su qualcosa che non si sa eh, cos'è e perché è importante sapere che, che esiste questo elemento che in sostanza non abbiamo mai osservato. Sì, ok. Um, la, la questione della materia oscura è una molto importante che, perché il 30% del nostro universo più o meno sono fatto di questa materia oscura e sapere come la natura, tipo quale interazione questa materia oscura fa con le particelle che conosciamo, di cui siamo fatti noi e anche della loro massa è molto importante per avere un quadro più completo di tutto l'universo. Questo, questo, la motivazione è soprattutto per la conoscenza, sapere di più di come è fatto l'universo. Ecco, il suo rapporto invece ecco, con il territorio, con i ricercatori aquilani? Ok, so io sono venuto come postdoc al Laboratorio Nazionale del Gran Sasso perché ero fascinato del... Di, di fare la fisica, di rari eventi sotto il Gran Sasso e dopo mi, sì, mi sono trasferita qui e mi sono trovato molto bene perché l'ambiente scientifico lì al laboratorio è molto molto, molto bello. Dopo ehm, ho iniziato anche a lavorare al CSSI, che è una bellissima sinergia perché qua ci sono anche studenti con cui si fanno dopo i progetti sotto al laboratorio e si sì, dà tantissime possibilità e un alto potenziale di, di fare veramente qualcosa. Che è un mio sogno fare scienza e anche su, sempre sulla traccia di trovare la materia oscura. L'ultima domanda, che forse gli hanno fatto un miliardo mm -hmm. di volte. Perché si deve studiare? Come si fa a studiare l'universo sotto sottoterra, sotto il gran sasso, a migliaia di chilometri? Sì, so, la, la questione importante è di andare di sotto per, per schermare queste particelle che già conosciamo, per dopo um, avere tipo lo schermo e dopo avere un rivelatore molto sensibile, che dopo si spera che ven ven vengano anche le particelle delle materie oscure rilasciano un'energia che possiamo rivelare, Visto che la materia oscura non abbiamo trovato fino ad ora, perché anche fa interazioni molto rare, so è molto importante ehm, avere questo laboratorio sotterraneo e sì, avere anche rivelatori molto sensibili che ormai negli ultimi dieci anni della cerca diretta della materia oscura abbiamo fatto tantissimo progresso, soprattutto tecnologico, che anche ehm, si sì, penso che abbiamo anni molto ehm, belli avanti. Sì. Grazie Caroline. Oscar, se mi consenti, io invece vorrei Corre, tornare no. alle onde gravitazionali. Torniamo. E, invece, torniamo. E, e chiedo invece a Jan Arms, e, che è anche lui ricercatore del Gazzasso Science Institute, è un fisico particellare, se non ricordo male. E, intanto le porgo il microfono. E, lei mi diceva che è molto importante la collaborazione fra questi due eh, progetti, LIGO e Virgo, che sono negli Stati Uniti ma anche in Italia. E per portare avanti la ricerca nel campo delle onde gravitazionali bisogna appunto che ci sia una comunicazione fra diversi paesi. Sì, infatti è fondamentale. Allora io mi sviluppo, io mi preoccupo soprattutto del sviluppo delle tecnologie per i regolatori e per il mio lavoro è molto importante, c'è un scambio delle idee. Eh, per esempio, io prima di arrivare all'Italia, quattro anni fa, ho lavorato per l'Aigo per nove anni. Io ho visto eh, che abbiamo fatto modificazioni del rivelatore eh, a base delle idee che venivano dall'Italia, di Virgo, del, no? e, anche, eh, e così in Virgo abbiamo idee che prendiamo eh, di, di l'Aigo per fare un, un ottimo rivelatore al fine. E quello è importante. Se tu prendi eh, anche 100 eh, ricercatori ingegneri all'alto livello, non basta per fare un ripertore. Ci vuole mi, mil, un, un milione di, di gente di più per realizzare l'AIGO e Virgo. E per quello un, 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 es, il scambio di idee è importante. E um, un altro aspetto: eh, per l'evento dell'agosto del 2017, eh, il contributo di Virgo era fondamentale anche perché. Mettendo insieme i dati di LIGO e Virgo, eh, siamo stati in grado di eh, localizzare eh, la sorgente che, eh, del, del, del segnale eh, così preciso che dopo eh, gli astronomi eh, sapevano esattamente dove cercare per la contraparte ottica e così. E sì, ci sono ma diversi aspetti. Al fine, anche io eh, la, la colorazione mi ha portato all'Italia. No, senza, senza quella non, non ci sono. Qui, grazie. Ian. Grazie a Jan. Ci abbiamo, Alessandro. Vogliamo, ci avviamo, abbiamo gli ultimi 5 minuti di trasmissione. Vediamo, Alessandro, se riusciamo anche ad inquadrare quello che ha disegnato Alessandro per il momento. Poi, probabilmente, finirà con calma. Magari non in un buco nero, ma a casa sua questo disegno. <ride> e poi ce lo farà avere. Diciamo che il più è stato fatto. Chiarino. Sì, Direttore. Okay la professoressa Faggian il presentatore e questo qui non so se si riconosce è e il premio il Nobel per la premio fisica Nobel. esatto <ride> no. ce l'abbiamo messo e niente quindi un po' sfilacciati ah e adesso... quello c'è il buco nero in fondo il buco dove nero saremo... sì, adesso mancano gli ultimi dettagli di ripasso il peso conta professor Coccia per essere presi nel buco <ride> nero cioè la massa corporea conta o no. non conta quindi io in quel caso si sono cade uguale con agli la altri. Cioè, si cade con la stessa accelerazione. Quindi da questo punto di vista non ho... Eh, si, si chiama principio di equivalenza, è molto importante. Principio di equivalenza, abbiamo imparato una cosa. Alessandro ti ringrazio, ti saluto prima, perché magari poi dopo non avremo tempo, spero di vederti anche il prossimo appuntamento, quando parleremo, staremo in un altro edificio bellissimo, dove magari potrei avere delle ispirazioni diverse. Allora, dicevamo, gli ultimi 5 minuti, 4 minuti di trasmissione, volevo chiedere prima a Professor Coccia, ehm, Abbiamo visto come interagisce il GSSI con la città, come la modifica, come l'ha già modificata, come può in qualche modo cambiarne anche l'assetto sociale. Da un punto di vista economico, le ricerche che voi portate avanti, secondo lei, hanno già contribuito ad essere anche un attrattore di grandi aziende internazionali, multinazionali, che possono avere l'interesse a venire qui? impiantare le loro imprese oppure è velleitario sì, pensare no. questo? Eh, sarebbe velleitario pretendere che il GSSI adesso risolve tutti i problemi dell'economia abruzzese, quindi non, non, neanche per scherzo voglio dire, è un contributo, è un contributo importante secondo, secondo noi, però sta contribuendo insieme agli altri attori. Ma per esempio posso menzionare, siccome si sta menzionando le ricerche, in fisica, le ricerche di materia oscura ai laboratori del Gran Sasso, noi collaboriamo a un esperimento che già sta facendo nascere due diverse imprenditorie nuove. Una qui in, in, Beh, Una, una in, in Abruzzo, perché mh, si sanno fare dei rivelatori di luce in maniera molto migliori di quelli che la Amamatsu, che è la ditta giapponese che li vende in tutto il mondo, sa fare. Allora da lì parte una, una ricerca che ha il suo cuore nel know-how e nelle competenze che si creano nel laboratorio di Gran Sasso e nel GSSI per poter fare una eventuale concorrenza alla Mamatsu, ma utilizzando eh, i silici che fa la L Foundry, per esempio, e, eh, e, e la sapienza, diciamo così, de, la conoscenza che si è sviluppata qui in loco, e questa è un tipo di imprenditoria che sta per nascere, per esempio. Un altro esempio, sempre della materia oscura, è la separazione isotopica di alcuni gas, come l'argon, per esempio, che sta rivitalizzando le miniere nel, in Sardegna, nel Sulcis, per esempio. Quelle nascono da idee che scaturite dalla ricerca di materia oscura nei laboratori del Gran Sasso. Quindi anche da questo, da questo versante ci si può aspettare, in tempi relativamente brevi, un contributo... Ma sempre diciamo, inseguendo la ricerca fondamentale in qualsiasi campo, poi si hanno delle ricadute spesso impensate, spesso impensabili, come la cura dei tumori con i protoni, diciamo, acceleratori fatti per capire se i protoni hanno i quark e quanti ne hanno, che alla fine si vede che possono essere usate addirittura per, 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 per monoterapia. Ecco, esempi come questi, come lo stesso internet, no? sono conseguenze che scaturiscono quando... Quando è che ci sono ricadute? Ci sono ricadute quando c'è un livello di studi avanzato alto. Allora ci sono poi le ricadute inevitabili. Noi, Il nostro ruolo è quello di crearlo. Questo livello, questo alto, livello alto per da poi, cui poi ricadere. Ultime due cose, poi lascerò la parola per la chiusura di questa trasmissione vorrei farla fare proprio al rettore del GSSI, il professor Coccia. Invece un'ultima domanda con una risposta veloce da parte possibilmente di Alessandra Faggian. Aree interne, resilienza, città della conoscenza, sono tre temi mh, molto grossi, temi molto grossi <ride> che, diciamo la verità, non riguardano soltanto l'Aquila, ma riguardano tutte le aree interne, riguarda tutta la dorsale appenninica. In questo senso le volevo chiedere due cose. Il contributo che lei, diciamo lei, con il dipartimento che guida, e con i suoi studi, può portare è se pensa che questo tema, proprio innervato qui all'Aquila, possa essere anche un esempio per il resto dell'Appennino, appunto, se l'Aquila in qualche modo si possa candidare viste le esperienze che sta accumulando nel campo del restauro, nel campo del recupero e in questo caso attraverso il GSS anche in questo senso come proprio capitale dell'Appennino in qualche modo, della rinascita delle aree interne. Assolutamente, noi siamo l'unica istituzione in Italia che ha un protocollo d'intesa con la strategia nazionale delle aree interne, quindi collaboriamo con loro praticamente eh, ogni giorno, quotidianamente, e facciamo la valutazione di tutte le proposte che le aree interne fanno. Quindi abbiamo modo di vedere un po' tutte le idee che ci sono in campo, comprese anche quelle adesso della regione Abruzzo. Eh, io vedo il ruolo dell'Aquila e nostro del GSI come trainante, quindi rispondendo alla sua domanda io spero proprio che eh, parlando ad esempio di beni culturali o di filiere produttive agroalimentari eh, si possa dare un esempio anche alle altre aree interne, che ricordiamo ci sono comunque il 60% del territorio italiano, certo. quindi sono una, una realtà importante dove vivono più di 13 milioni di persone, quindi è importante dare loro la giusta attenzione. Che spesso non viene data. Questi temi, uniti alla compattezza a cui faceva riferimento il rettore, possono, se si lavora insieme, far diventare nel giro di pochissimo tempo l'Aquila un riferimento, lo è già per altri versi, leggevamo in questi giorni proprio sulla stampa, riconoscimenti che arrivano da altre parti d'Italia al ruolo positivo che ha avuto l'Aquila già in questa fase di ricostruzione, sicuramente rispetto a questo bagaglio di esperienze l'Aquila può mettere a servizio della nazione le sue competenze. Allora io volevo, come ho detto, siamo arrivati in chiusura, volevo lasciare la chiusura al professor Cocce e poi vi spiegherò perché, intanto vi volevo salutare, volevo ringraziare Mariana, Anna, sei stata bene, l'emozione è passata Benissimo, subito. sì, subito dopo due istanti. Era, giusto, anche è la, era anche a casa mia, stai a casa tua, ma era anche la prima puntata, quindi sì. magari dalla Ciao, prossima non ci volta. sarà. Eh, divento rossa, ci sarà anche meno emozione. Io volevo ringraziare voi che avete assistito. Insomma, ho sentito dall'attenzione dall che si sentiva che eh, penso vi sia piaciuta, vi siete stati molto interessati agli argomenti e do appuntamento ai telespettatori, ci vediamo fra due mercoledì, la prossima puntata sarà eh, da Palazzo Camponeschi, la sede nuova del rettorato appena inaugurato della Università dell'Aquila e poi eh, diciamo da adesso a 15 giorni vi diremo un po' la volta di quello che parleremo, invece volevo che a chiudere la prima puntata di L'Aquila 2020 Fabbrica di Futuro fosse il professor Coccia perché diciamo in questi numerosi colloqui che abbiamo avuto per avvicinarci a questa puntata mi ha incuriosito molto a un certo punto un'affermazione che lei ha fatto parlando diciamo con molta nonchalance come se io capissi tutto quello che lei mi stesse dicendo dice perché poi Oscar siamo tutti polvere di stelle ecco io vorrei le vorrei lasciare un minuto per spiegarci perché siamo tutti polvere di stelle arrivederci ma siamo tutti polvere di stelle perché noi conosciamo l'universo intorno a noi, la composizione, con, con tanti misteri come quello della materia oscura ancora, però i segnali che riceviamo ci dicono che gli stessi elementi chimici che sono qui sulla Terra sono anche dovunque nell'universo, quindi l'elio, il carbonio, l'azoto, l'ossigeno, l'idrogeno soprattutto. Allora, tutti questi elementi non sono stati creati nel Big Bang tutti insieme, ma si sono sviluppati all'interno delle stelle. Cioè inizialmente c'era solo l'idrogeno, diciamo. Poi le stelle sono delle vere fucine, delle fabbriche che fabbricano tutti gli altri elementi, quelli che compongono anche il nostro corpo. L'acqua, per esempio, no? è fatta da idrogeno e ossigeno, ma qualcuno lo deve fare l'ossigeno, l'azoto, il carbonio. Dove si fanno questi elementi? Si fanno all'interno delle stelle, ma non rimangono confinate lì, perché alla fine della loro vita le stelle esplodono e mandano in giro tutti questi componenti. Questi componenti sono quelli che poi fanno i pianeti, i sistemi solari. Quindi noi siamo letteralmente fatti polvere di queste stelle esplose, il che vuol dire anche che l'universo non è solamente fuori di noi, ma è anche dentro di noi. Questa è la considerazione che vorrei fare.